Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i giornalisti che sono presenti, buongiorno a tutti i candidati, anche rappresentanti del mondo economico, candidati, subentranti, amici, sostenitori. Veramente sono molto orgoglioso e felice di presentare oggi la squadra che mi affiancherà. Oggi è una giornata molto importante perché Fano e i fanesi aspettavano questa data perché era importante partire il prima possibile per rilanciare la nostra città. Per farlo, dopo il voto, ho chiesto ai partiti, e li ringrazio, una sintesi per chiudere entro oggi la sintesi della giunta comunale. Abbiamo fatto veramente un grandissimo lavoro di squadra e oggi sono veramente molto felice di presentare delle persone che insieme a me, sono sicuro, insieme anche a tutti coloro che comunque siedono dall'altra parte, siederanno in consiglio comunale e anche i non eletti, abbiamo un mandato forte e chiaro da parte dei fanesi per la quale dobbiamo dimostrare di esserne all'altezza. Partirò subito dalla composizione della giunta, per la quale sono stati individuati dei criteri che abbiamo rispettato dal primo giorno insieme ai segretari e ai coordinatori delle liste, ovvero quello delle preferenze che i candidati hanno ottenuto all'interno delle proprie liste, delle competenze, perché ho sempre detto che avremmo messo le persone giuste al posto giusto, e la compattezza della coalizione, perché abbiamo tutti i partiti, tutte le liste che mi hanno sostenuto con un rappresentante all'interno della giunta, e quindi sono veramente felice oggi di poter dire che Fano avrà una guida coesa, una guida competente e una guida forte per rilanciare la nostra città. Questo è mio figlio. Che miseria. Allora, una delle prime cose che ci tengo a precisare è che ci sono tre donne all'interno della giunta, di cui vado fiero ed orgoglioso e che ringrazio per la loro competenza e professionalità che metteranno all'interno della nostra squadra. E partiamo subito dalla suddivisione delle deleghe, quindi primo assessore nominato, andrò in ordine in base anche alle, diciamo, ai voti che le liste hanno sostenuto, quindi Maghernino Loredana Maria Laurea, di 52 anni, a cui ho affidato la delega ai servizi educativi nella sua interezza e la tutela degli animali. Talamelli Mauro, quindi Civici Fano. Talamelli Mauro, Forza Italia, 58 anni, difesa della costa, servizi cimiteriali, appalti e contratti, servizi interni e demografici. Terzo assessore è Curzi Alessio, di 45 anni. A lui, io lo chiamo assessore all'operatività, saranno affidati le delega alla viabilità e traffico, mobilità sostenibile, quindi per capirci tutto il piano delle piste ciclabili e il nuovo piano urbano del traffico che affideremo entro i primi 100 giorni, come avevamo promesso in campagna elettorale. Decoro urbano, un cavallo importante che comunque ci ha contraddistinto in questa campagna elettorale, sulla quale servirà un cambio di passo. Quindi verde pubblico, illuminazione pubblica, servizio di igiene ambientale, quindi tutti gli standard operativi, i parchi e la gestione dei consigli di quartiere. Su questa delega l'organizzazione, quindi la partecipazione popolare, poi lo dirò, è in capo a un altro assessore, poi la gestione operativa e anche il funzionamento sarà in capo a Curzi Alessio, della lista civica Fano Cambia Passo. Quarto assessore, Gianluca Ilari, 41 anni, delega affidate, lavori pubblici nella sua interezza, porto, protezione civile, efficientamento energetico, SIC e innovazione tecnologica. Su questa delega è la prima volta che non viene spacchettata e Gianluca ha seguito in questi anni tante operazioni che purtroppo dovremo affrontare insieme, naturalmente collegialmente con tutta la giunta, quindi servirà un grande lavoro di squadra perché ci sono tante situazioni di emergenza che io in questi giorni ho affrontato e per la quale ho ritenuto opportuno affidare ad un unico assessore. Quinto assessore, assessore anziano, non per anzianità, ma di 41 anni, Alberto Santorelli, della Lega, a cui affiderò sport, turismo, grandi eventi e manifestazioni, bilancio, tributi, patrimonio,
attività economiche e produttive, SUAP, commercio, polizia amministrativa e partecipazione popolare. È la prima volta nella storia della città di Fano in cui sport e turismo, grandi eventi e manifestazioni vengono inserite all'interno di una stessa delega. Ho visto critiche, così rispondo anche ai giornalisti, sul discorso sport e cultura, cultura e turismo. Poi lo dirò quando parlerò della successiva delega. Io penso che sia fondamentale unire i grandi eventi insieme al turismo e anche allo sport. Noi ci siamo riusciti insieme a tutte le deleghe riguardanti le attività economiche che avranno un unico e solo interlocutore. Quindi un apporto molto importante. Sesto assessore, Lucia Tarsi, quota Fratelli d'Italia, 62 anni, a cui ho affidato cultura e beni culturali, biblioteche, pari opportunità, servizi sociali e rapporto con ambito territoriale sociale numero 6. Questa è una delega molto importante, ma veramente importante perché soprattutto partendo dalle persone più in difficoltà, quindi tutto il mondo del terzo settore ha bisogno di un cambio di passo. Abbiamo promesso e nei primi 100 giorni, ho già parlato con Lucia, convocheremo gli stati generali del terzo settore perché su questo settore c'è veramente tanto da fare, c'è un grande lavoro di squadra che dovremo fare insieme a tutte le associazioni, fondazioni, operatori del terzo settore. Inoltre ci tengo a ribadire la compattezza delle deleghe, ovvero Lucia gestirà tutta la parte della cultura senza spacchettamenti, quindi comprese le biblioteche e tutti i beni culturali, quindi musei e quant'altro. Non ci saranno assessorati che si intervalleranno tra l'uno e l'altro assessore. Settimo assessore, Manocchi Loretta, con il ruolo di vice sindaco, Fratelli d'Italia, 47 anni, alla quale ho affidato l'urbanistica tutta, demanio marittimo, aeroporto, politiche comunitarie, gemellaggi, rapporti con società partecipato, quindi ASET, ATO e ATA, ambiente e città delle bambine e dei bambini. Ecco, su questo ruolo è un ruolo strategico di visione della nostra città e sono veramente onorato di averlo affidato a Loretta Manocchi, che è anche coordinatrice del primo partito della nostra città, che è Fratelli d'Italia, alla quale ho affidato il ruolo di vice sindaco, che sono sicuro che sarà, come sempre è stata, una persona leale e collaborativa nell'interesse di tutta la città. E, che dire, deleghe al sindaco. Mi sono tenuto tre deleghe strategiche per la nostra città. Il primo è quella della sanità. La sanità è un tema centrale, abbiamo visto tanti articoli in campagna elettorale. Io da sindaco, l'ho sempre detto, difenderò il nostro ospedale Santa Croce dal primo all'ultimo giorno. Quindi se vedrete interventi sui giornali non lo vedrete solamente a ridosso delle elezioni, ma sempre. Perché è importante difendere il nostro nosocomio, parlare con gli operatori. Ho un ottimo rapporto con il direttore Carelli, con tutti i grandi professionisti che lavorano all'interno del nostro ospedale Santa Croce, ma non solo, perché Fano ha anche, diciamo, la sede dell'ex area vasta che comunque è attualmente a Fano e che dobbiamo mantenere in un'ottica comunque di riorganizzazione di tutta l'AST provinciale. E questa è una delega fondamentale per la quale è chiaro che sappiamo benissimo che la sanità è una competenza regionale, ma il ruolo del sindaco deve essere quello di essere difensore del ruolo più importante che ho, è quello di difendere la sanità e la tutela della salute dei nostri concittadini. E non mi piegherò sicuramente a nessuna pressione, perché la salute dei cittadini per un sindaco deve essere al primo posto. Seconda delega che mi tengo è la delega alla polizia locale, quindi alla sicurezza. E è chiaro che è importante agire in prima persona. Ho sempre detto che Fano negli anni ha un problema di sicurezza ed è importante che un sindaco segua insieme a tutte le forze dell'ordine, insieme alla polizia locale. E su questa delega è chiaro che mi aiuterà all'interno, diciamo, del gabinetto del sindaco una persona che ha sempre seguito questa tematica, che è Stefano Pollegioni dell'UDC. E l'ultima, ma comunque forse una sempre delle più importanti deleghe che un sindaco deve tenere, è la delega al personale.
Ho sempre detto che una buona amministrazione, una buona giunta funziona se ha un'ottima macchina organizzativa che lavora a supporto degli indirizzi della politica. Troppo spesso la politica ha scaricato sui tecnici inefficienze che in verità erano frutto di divisioni politiche. Io ritengo che questa delega sotto il sindaco sia una garanzia di efficienza ed efficacia della macchina amministrativa sulla quale dovremo lavorare tutti insieme per farla funzionare al meglio. E devo dire che le deleghe ripartite in questo modo saranno sicuramente efficaci ed efficienti per farla funzionare. E mi riservo delle deleghe da affidare ai consiglieri comunali eletti, che concorderò sicuramente con le varie liste che mi supportano. E che dire, oggi inizia un bellissimo percorso. Io sono onorato di rappresentare tutti i fanesi, sia questa maggioranza sia l'opposizione. L'ho sempre detto che io sarò il sindaco di tutti e devo dire che in questi giorni ho dovuto affrontare situazioni molto delicate, quindi ho passato 10 giorni sicuramente non facili umanamente, perché fare sindaco nella terza città delle Marche è un ruolo molto importante, che sicuramente è bellissimo, perché per chi fa politica, l'ho detto quando ho deciso di accettare questa sfida, è un ruolo, per chi fa politica, è il ruolo più bello che un sindaco, che una persona che crede nella politica vera può fare. Però un sindaco è una persona e ha bisogno di una squadra forte, competente e compatta. Io sono veramente felice e orgoglioso di avere al fianco persone competenti che sono sicuro daranno come me il 110% per migliorare la nostra città. Quindi grazie davvero a tutti per il lavoro che abbiamo svolto in questi 10 giorni, ma la vera sfida inizia oggi, quindi io quello che ho chiesto agli assessori è di farlo full time, e oggi sono felice di poter dire che avrò 7 assessori a tempo pieno che lavoreranno nell'interesse della nostra città. E oltre questo ci sono tanti elementi di novità, avete visto che ho una squadra di quarantenni con qualche persona più adulta, ma che non, diciamo, non è più grande, ma che non dimostra. Quindi io sono il più giovane perché ho quasi 37 anni, sono sicuro che al mio fianco avrò veramente persone che sono da oggi, si rimboccheranno le maniche e daranno lustro alla nostra città. Per farlo ho bisogno non solo di loro, ma anche di tutte le persone che ci hanno dato una mano, che ci hanno votato, la quale da sempre ho chiesto il massimo supporto. Le critiche, perché le critiche ci saranno, ma io mi auguro che siano critiche costruttive. Noi ci sporcheremo le mani nel vero senso della parola, nella parola più bella che è rimboccarsi le mani, che è decidere, perché Fano purtroppo ha pagato in questi anni tante non decisioni. Sono sicuro, e concludo, di avere anche una filiera di governo. Qui vedo presente l'assessore regionale Stefano Aguzzi, che ringrazio, ma anche, quindi avremo una regione al nostro fianco, avremo un governo dello stesso colore politico che sono sicuro per la prima volta forse nella storia di Fano non ci metteranno i bastoni tra le ruote, ma avremo fedeli alleati che aiuteranno la terza città delle Marche a risorgere. Grazie a tutti. Grazie. Se ci sono domande, grazie. Se ci sono domande da parte dei giornalisti, Amaduzzi. Sì, è dentro i lavori pubblici. Sì. Anna? Sì. Allora, la presidenza del Consiglio, come ASETE, come le commissioni, sono tutte competenze del Consiglio Comunale, quindi io non mi permetto oggi di presentare chi saranno i Presidenti del Consiglio, il Presidente dell'ASETE o le altre cariche. È chiaro che se oggi presentiamo la squadra di governo c'è un accordo con tutti i partiti per le persone e il casellario nelle le persone giuste al posto giusto. Altre domande? Prego. Certo. È stato bloccato, poi invece lo portate
Allora, a me piace parlare in italiano, quindi Lucia ha la piena delega ai servizi sociali, compreso i rapporti con l'ambito territoriale sociale 6. Abbiamo promesso, ed è chiaramente nell'accordo di programma che nel programma di governo che dovremo portare avanti, è una sfida vera che mi auguro poter realizzare nei primi 6 mesi, e quindi è quella di unire gli due ambiti, l'ambito 6 e l'ambito 7, quindi far coincidere gli ambiti territoriali sociali al distretto sanitario con un'azienda ai servizi alla persona. È chiaro che su questo c'è un lavoro da fare che dovremo fare insieme a Lucia, insieme a tutto il terzo settore, perché quella coprogrammazione che il terzo settore ha sempre richiesto purtroppo non è stato fatto, e sarà una delle cose sulla quale, come ho detto prima, metteremo subito mano. Allora, bravissima, grazie per la domanda. Oggi convocherò, perché sono io a convocare, il primo consiglio comunale, che si terrà il 1° luglio alle ore 18:30. Fondazione Teatro sarà la giunta, insieme al Consiglio Comunale, a decidere il futuro della fondazione. Perché qualcuno ha parlato anche della possibilità che per un certo periodo potrebbe rimanere cacamato. Guarda, oggi Anna presentiamo la giunta, non parliamo di altro, grazie. La prima giunta sarà martedì pomeriggio alle ore 15. È chiaro che gli assessori adesso firmeremo tutti insieme, quindi per la stampa lo dico, sono operativi da subito, quindi preparatevi che ho già 8 appuntamenti questo pomeriggio. Bene, altre domande? Altrimenti grazie a tutti, buona giornata e buon lavoro. Grazie davvero.